Buonasera, signor Morales. Buonasera, piacere. Io vorrei dire al pubblico italiano che non è soltanto Victor Hugo Morales, è Victor Hugo Morales. Ha scritto un libro, un bel romanzo, Il grito nel deserto. Lui alcune cose le so, alcune cose le ho lette, alcune cose le ho sentite, alcune cose le immagino. Lui è l'erede di Carlos Solé, la voce più bella del calcio uruguayo, e lui è subito dopo, all'inizio degli anni Ottanta. E io immagino che questa voce è fantastica, perché ha una voce fantastica che gli permette delle cose che agli altri telecronisti non sono permesse. Sia nata in una Montevideo dove si passavano delle notti lunghe. Montevideo è adatta alle notti lunghe. Io gliela invidio tantissimo, perché in una vita precedente ho provato anch'io a fare il telecronista, anche se in un altro contesto. E poi le volevo dire che l'ho sentita 100.000 volte nelle sue telecronache, ma ce ne sono alcune che mi colpiscono più di altre. Il Varietà Cosmico ovviamente la mette nella storia della letteratura dello sport, però il gol dell'Argentina contro la Grecia negli Stati Uniti, secondo me, per certi versi lo ha divertito di più, perché si è fatto la formazione dell'Albi Celeste quella sera, li nominava tutti, e ogni volta che la toccavano si vedeva che si divertiva di più, e l'ho sentito piangere ai gol che l'Uruguay ha preso con la Danimarca. Cioè, è come se lui soffrisse emozionalmente le partite, anche se non è direttamente coinvolto, perché soffre umanamente per le squadre. E per me questo vale più di qualsiasi cosa che un telecronista faccia in un altro contesto. Io non ce la faccio a fare una domanda, io soltanto mi chito la gorra, signor. Cosa posso dire? È il momento più incredibile che davanti a una camera, ho vissuto. Credo che siano le parole più belle che ho ascoltato sulla mia carriera. Molte grazie, un abbraccio profondo, veramente sentito, un rispetto profondo. Questo è un premio, una distinzione che porterò tutta la mia vita. Sicuramente dirò agli amici qua, per favore, io voglio questa registrazione per dirle agli amici, alla mia famiglia, che ho ascoltato questo. Grazie. Grazie a lei. Veramente. Grazie a lei. Buffa ha avuto 100, la lode e adesso pure il bacio accademico. Se vuole, noi siamo qui a mezz'ora di distanza da dove lei, per un filetto di pesce, così potete continuare. Troppo. Sarebbe troppo anche per Federico Buffa. È stato un piacere averla con noi e sicuramente provvederemo a farle avere un DVD. So che è stato un bellissimo momento anche per chi ci ha seguito da casa. Grazie. Grazie a tante a voi. E buona partita. Grazie.